Non possiamo dire certamente di esserci annoiati. Questa sera no. Questa sera no. Una partita apertissima e che poteva finire in mille modi diversi. E appunto il finale di gara è aperto a qualsiasi dibattito. È aperto a qualsiasi discussione con la Juventus che poi l'ha riacciuffata e addirittura l'ha ribaltata. Uso il presente perché l'ha ribaltata. La verità è questa. Nonostante la Salernitana, a mio modo, non avrebbe meritato lo svantaggio, ma Levenso l'aveva, anzi, l'ha ribaltata. Oggi gravi. Oggi ho visto due o tre situazioni gravissime. Gravissime. E come sbaglia un attaccante, no? O un difensore, un contrasto, un portiere all'uscita. Oggi l'arbitraggio in due o tre partite è stato scandaloso per alcuni episodi. Uno di quelli appunto stasera. Questo va detto tranquillamente senza aggiungere altro, perché nel finale un fuorigioco geografico quando Bonucci non tocca palla, non ostacola nessuno, non ostacola il portiere che era già battuto. Onestamente mi è sembrata una decisione senza nessuna logica. E dico non l'unico della giornata, perché prima oggi un braccio larghissimo, se non sbaglio, di Pessina in Lecce Monza. Niente, ho visto un gol realizzato dal Bologna. Prima c'era stata una zuccata col gomito ai danni di un giocatore della Fiorentina. Nulla. Cioè, questi episodi, onestamente, per quanto io sia uno di quelli che sì, però questi errori no, cioè alcuni errori che sono aperti, no, al giudizio, che possono essere giudicabili e interpretabili, sì, ma le situazioni nette lì bisogna far meglio e bisogna migliorare. Come devono migliorare i giocatori, devono migliorare anche i nostri arbitri, senza ombra di dubbio. Partiamo prima, come al solito, vi voglio invitare a lasciare un like, a iscrivervi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. Domani mattina ci sarà il recap, o forse anche comunque prima parliamo magari delle parole di Allegri, che ancora ovviamente devo ascoltare, o di altro, vediamo. Comunque, per i prossimi contenuti vi invito sempre a seguire il canale o la pagina Facebook. Grazie mille, stiamo arrivando quasi a 100.000 su Facebook, siete unici. E per chi invece non può seguire i miei contenuti, ma vuole essere comunque attivo e aggiornato sul mondo del calcio, trova OneFootball, che vi aggiorna sui risultati, sul calendario, oppure anche sulle parole dei mister. Oppure, se non avete visto la partita e volete andare a vedere gli highlights, potete farlo ed è tutto gratuito. Quindi il link in descrizione o QR code, se non l'avete fatto, ragazzi, scaricatela, scaricatela. Mamma mia, due pari tra la Juventus e la Salernitana. È successo, come ho detto prima, è successo di tutto. Difficile dirlo, difficile. Da dove partiamo? Partiamo dall'inizio della Juventus, che era stato buono. Io credo la Juventus abbia approcciato bene questa volta la gara. Avevo fatto 15, anche più di 15 minuti veramente ottimi, dove Miretti era andato a concludere più volte. Miretti, che poi magari nel corso della gara è venuto meno, però di sto ragazzo va detto che c'ha quelle qualità, o meglio, oltre le qualità c'è quella personalità che ci permette di dire che questo è un futuro roseo, perché se ti prendi la squadra tra le mani, porti, cioè senza palla ti sai inserire, con la palla cerchi sempre di trovare lo spunto, sempre il controllo orientato, tante giocate che mi permettono di dire che questo giocatore sicuramente rappresenta ad oggi il futuro della Juventus, questo sicuramente. Il problema è che la Juventus, preso il primo schiaffo, si è dimostrata fragile. Ecco, io non ricordavo una Juventus così fragile da tanto, tanto tempo, perché preso il primo gol e poi è sparita dal campo. La Salernitana ha giocato il restante primo tempo facendo un'ottima partita, facendo un ottimo, disputando un'ottima gara. Cioè, se la so giocata, ma se la so giocata alla pari. Cioè, non mi interessa nulla che ci sia dall'altro lato la Juventus, non mi interessa nulla che si sta giocando allo Stadium, non mi interessa nulla neanche che sto vincendo 2-0. Io devo e voglio continuare a giocare. Questo ha detto la Salernitana oggi, e questo però va anche detto, gli stava costando un pochino caro, perché la
non sottraendo nulla ai meriti della Juventus stesso, che poi finalmente porta tanti uomini a saltare, più per dovere che per altro, più per dovere, perché cioè quando va a concludere dopo Danilo che mette la palla in mezzo, no, o tiro cross, quello che è, ce ne sono 5-6 della Juventus, quello la Juventus lo deve fare sempre, la Juventus nel proprio stadio contro avversari del genere lo deve fare sempre, lo deve fare come prerogativa iniziale, portare tanti uomini in aria, provare e trovare più soluzioni, quando Kostic arriva al cross deve avere l'aria piena, non sgombra, non ci si può affidare alle giocate di Vlahovic, che sì è vero ti fa il reparto da solo, perché anche in una giornata così dove la Juventus poi per foga, non tanto per lucidità nella ripresa, perché tanti passaggi sbagliati da una parte e dall'altra, no? Tante giocate fatte lì arruffate, poi trovi lo sbocco di Vlahovic, perché è un giocatore che da solo ti fa il riparto lì davanti, che si gira o che fa il taglio, quindi crea spazi, oppure va a concludere. È un giocatore che ha talmente tanta forza, tanta qualità, che magari te la decide da solo. Però la Juventus non è che può affidarsi a questo. La Juventus, un minimo di idee, deve dimostrarle. E lo deve fare da subito. E soprattutto non deve uscire dalla partita come ha fatto dopo il primo gol. E poi errori banali. Cioè la Juventus non può fare errori del genere. Quadrado che va a vuoto, Paredes che va a vuoto. La Salernitana che quando fa il gol ce ne porta appunto 5 uomini in aria. Troppe disattenzioni che mi dicono e mi fanno analizzare cosa sta dando Allegri. Ancora non è riuscita a inculcare nulla di solido a questa squadra, ancora nulla. C'è stata, ripeto, la reazione per inerzia, per foga, questo va detto, significa che comunque i giocatori, io credo che ancora lo seguono, non è così scontato, non è così scontato, e c'è stata questa reazione, però... francamente non lo so. E poi sottolineerei l'ingenuità della Salernitana, che si è sottoposta a pericoli, si è predisposta ad accettare ulteriori pericoli nonostante stesse 2-0, poi 2-1, continuavo a giocare e qualcosa poi l'ha concessa, e ha regalato anche il rigore, ha regalato un rigore molto molto ingenuo, poi si può dire sì, il tocco è, non è evidentissimo meno, ma era molto molto evitabile, cioè la Salernitana non ha mai buttato via una palla, a costo di sbagliare, spesso e volentieri, ripeto, ha facilitato il controattacco della Juventus, ma non ha mai buttato una palla, il che ha dei pro, perché è coraggiosa, dei contro, perché quando poi becchi squadre come la Juventus, magari, sai, puoi essere castigata, e così alla lunga estate, la fine, ripeto, l'aveva anche ribaltata la Juventus, con inerzia, con grinta, con qualità, perché poi la Juventus, ragazzi, al netto degli infortuni che ha, la Juventus è una squadra che ha tanti giocatori di qualità, Kostic, sì, manca Chiesa, è vero, ma Kostic non è l'ultimo arrivato, ma avete visto quanti palloni ha messo interessante Kostic oggi? Poi certo, se non lo mette in condizione di essere pericoloso, diventa un giocatore banale, cioè la Juventus ha tanti giocatori, Paredes... Che comunque registra, che dà equilibrio a centrocampo, ha tanti 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 giocatori e deve fare di più, e niente, poi alla fine è arrivata il primo tempo, ha regalato un uomo in meno all'avversario, alla Juventus, mettendo Ken al momento è un giocatore che non si può guardare, francamente è un giocatore che non potrebbe giocare in una squadra come la Juventus. Un giocatore del genere non può giocare nella Juventus, secondo me, poi sarò duro, sarò sconsiderato, cioè, ma un giocatore del genere non può giocare nella Juventus, e di conseguenza gravissimo, gravissimo l'errore di Milik. Cioè Milik è bravo, perché Milik è un altro giocatore di quelli forti, bravo a fare gol, ma sei già ammonito, ti togli la maglia, ti fai espellere. Cioè, ma veramente fai una roba del genere? Ma veramente? Veramente fai una roba del genere? La prossima partita in campionato, è vero che se non sbaglio hanno il Monza, quindi magari chi se ne frega, direte voi, però la prossima partita devi far giocare di nuovo Kane, perché non è che puoi mettere neanche il 4-3-3 mettendo magari Kostic e Quadrado, perché lo stesso Quadrado, se non sbaglio, è stato espulso, devi far giocare di nuovo Kane, e quindi giochi di nuovo con un attaccante in meno, a meno che non cambiano le cose. Detto ciò,
faccio tanti, tanti complimenti alla squadra di Nicola, anche se deve trovare la giusta misura, perché è vero che bisogna sempre giocare, bisogna sempre provare a fare cose belle, anche sul 2-2. Cioè sul 2-2 perché becca il 3-2? Sul 2-2 becca il 3-2 perché sta andando a fare di nuovo il gol. Cioè, sul 2-2 la Salernitana sta andando a fare il 3. Bonazzoli pure ha avuto un'altra occasione. Cioè la Salernitana fino all'ultimo voleva vincere la partita, non si fregava niente del pareggio. Una roba incredibile. Ripeto, ai punti, per me è un pareggio giusto, ai punti, per quello che è accaduto, la partita comunque per me è finita 3-2, perché quello è un gol che secondo me non può essere annullato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.